testa di Ulisse rinvenuta nella villa di Tiberio a Sperlonga. L'Odissea, in greco antico, Odisseia, è uno dei due grandi poemi epici greci attribuiti al poeta Omero. Narra delle vicende riguardanti l'eroe Odisseo, o Ulisse, con il nome latino, dopo la fine della guerra di Troia, narrata nell'Iliade. Assieme a quest'ultima, rappresenta uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale e viene tuttora comunemente letto in tutto il mondo sia nella versione originale che nelle sue numerose traduzioni. Il poema presenta uno stile più raffinato ed elegante rispetto al precedente poema dell'Iliade. Ciò ha anche contribuito allo sviluppo della teoria separatista. Ulisse impiegherà 10 lunghi anni di viaggio per raggiungere la sua casa. Suo figlio è ormai adulto, perché bisogna aggiungere altri 10 anni della guerra combattuta fra troiani e greci. Complessivamente sono 20 anni che Ulisse è lontano da casa. Ulisse non vede sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco da 20 anni. Il suo fedele cane Argo, che lo ha aspettato per lungo tempo, lo riconosce subito e muore per la gioia. Ulisse. Testa di Ulisse rinvenuta, nella villa di Tiberio, a Sperlonga. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.